Cofano e Cesare Salvi. Inizierà Cesare Salvi perché lavora in comune. Qua parliamo, è interessante perché si parla dell'eccellenza della. Non so se partiamo. Vero che un pezzo bravo molto più. Ecco, l'interessante che parlerà un po' dell'eccellenza idrica di architetto, l'eccellenza idrica milanese, mentre dopo andremo a vedere un po' l'importanza della sistemazione della ventabile, quindi agricoli, un intervento molto strategico per la città, però ha avuto qualche impasse, diciamo, sia storico che istituzionale, dovuto sia alla complessità di intervenire sul percorso, che è molto, che poi ha poca acqua, in più parti adesso lo prenderemo, e i contenziosi, soprattutto i contenziosi di gestione sulla sua manutenzione del comune, noi abbiamo entrambe le parti in gioco, il tecnico legato al consorzio Vettaglia e il funzionario del comune. Avete scoperto che sono architetto? No, è un onore. Seconda carta di giornata. No, no, anzi, per me è un onore essere io a questo convegno di Vignelli e si può dire che molte delle cose che metterò le ho ascoltate da colleghi ingegneri sia all'interno del comune che fuori del comune e che per me sono state una guida. Il mio intervento è articolato in quattro parti, cercherò di fare molto velocemente. Il primo è il tentativo di spiegare che il nostro territorio, il quale lombardo, è unico dal punto di vista ecologico e morfologico. Questa unicità ha indotto coloro che si sono, coloro intanto che hanno creato questo territorio a sviluppare delle tecniche. E, queste tecniche hanno prodotto una cultura idraulica che si è evoluta nel tempo, dando una serie di eccellenze e di primati a livello europeo. Ovviamente, ecco, quindi passo a fare una breve carrellata di questo, del passato, ma la città di Milano, il territorio lombardo continuano a proporre eccellenze in questo campo. Una tra le ultime che ricordo che sarà oggetto di trattazione poi chi parlerà dopo di me è il depuratore di Cardo e chi lo farà spiegherà perché. Partiamo dunque da questa unicità. Io ho raccolto solo alcune frasi, ma preferisco farlo a parole. Si dice sempre che Milano è una città d'acque, ma quali acque? Provocatoriamente, ma penso anche di dire il vero, è una città d'acque basata sulle acque alpine. Perché noi troviamo acqua sotto il nostro piano di Campania. Oltre che nei fiumi, nei laghi, ma l'acqua che troviamo sotto i nostri piedi non deriva da giacimenti come il petrolio, è un'acqua che continua a muoversi in un ciclo che va da monte a valle. Tant'è che Milano fa parte della regione alpina, perché è un utente delle acque alpine e il sistema diciamo di cui volevo evidenziare l'unicità, comunque la particolarità, è che è basato su ambiti posti a livelli di quota diversi. Questi livelli di quota hanno temperature diverse. Le api
consentono di accumulare una risorsa importante come l'acqua, sia sotto forma di bacini pluviali che poi si raccolgono in grandi laghi, sia sotto forma di neve che si scioglie poco alla volta e che diventa utile proprio nel momento in cui ce n'è più bisogno, e cioè nel periodo irriguo. La pianura padana è una delle aree più fertili del pianeta, o comunque è una tra le poche. La popolazione mondiale tende ad aumentare, ma le aree fertili rimangono sempre quelle, e semmai il rischio è che perducano la loro fertilità. Quindi abbiamo a disposizione un potenziale molto importante e abbiamo la responsabilità di tenerne conto. Dovete immaginare, anzi lo sapete, che il sistema costituito appunto dal sistema montuoso alpino, e fondamentalmente il nostro territorio beneficia della funzione di questi due grandi laghi, il lago Maggiore e il lago di Como, che sono come due grandi serbatoi. Sono serbatoi molto profondi che da un lato consentono alle acque di tracimare dentro due grandi fiumi che sono il Cino e l'Abra. Dall'altro lato consentono una serie di dispersioni in sottosuolo che raggiungono quindi i vari livelli di falda. È una falda che continua a scendere con la stessa direzione dei fiumi e per raccogliersi poi nel Po e raggiungere il Bianco. Questa abbondanza e ricchezza d'acque ha indotto a realizzare un sistema di canalizzazioni proprio per rendere, per massimizzare il profitto di questa risorsa ai fini difensivi, produttivi e anche di trasporto. Milano è al centro di questo sistema territoriale e ha un sistema navigabile funzionante. Da Milano, in Dazena o poco giù, era possibile fare il bagno con le acque del lago di Como insieme a quelle del lago Maggiore. Il sistema superficiale non è costituito esclusivamente da corsi d'acqua e fiumi, ma anche dal sorgire. Quello che vedete è un fontanile che è stato recuperato l'anno scorso dal Comune di Milano con finanziamento di Regione Lombardia. È un fontanile bellissimo, come ce ne sono diversi, soprattutto nel sud Italia, almeno quelli che conosco io. Sono dei punti di risalienza dove l'acqua tende ad affiorare spontaneamente e quando fa fatica la si aiuta con questi pali che sono perforati, vengono inseriti e dalla testa del tubo poi scaturisce l'acqua. Questo sostanzialmente è un'immagine del flusso di falda sotterranea, dove con le tinte ocra o più rosse si vedono le aree di maggiore risalita della falda verso l'alto. Questo di condizioni di normalità. C'è una certa relazione, ma a caso quella palla al centro, quella, diciamo, quel flesso centrale è dove c'è la città di Milano. Probabilmente non è un caso che la città si sia sviluppata più favorevolmente o comunque costruito verso nord, lasciando invece più intatto il sud, dove c'è anche il parco su Milano, proprio per
per garantire una maggiore funzionalità dell'agricoltura. Ora faccio una brevissima carrellata. Mi sembrava interessante chiamare il simbolo, uno dei simboli di Milano, perché la figura del serpente richiama facilmente il serpeggiare dei corsi d'acqua. E la figura di questo uomo, questo bambino, tra le fauci del serpente, simboleggia quasi una lotta con il sistema delle acque, cioè una lotta di civiltà per riuscire a regimentarle. Qualche tempo stesso può anche suggerire che di una civiltà che nasce da questo stato. Vi risparmio la parte romana, ma probabilmente i romani trovarono gran parte della pianura padana in questo stato e riuscirono a fare un'opera di modifica molto importante, a cui poi successivamente si raggiunse l'opera millenaria quasi dei monaci cistercensi. San Bernardo si insediò nella nazione di Caravalle intorno al 1135 e da lì cominciò un'opera di ulteriore bonifica e perfezionamento dei sistemi eretti. Quello che vedete a sinistra, in basso, è la città storica di Caravalle, prima che venisse distrutta, che costituisce un sistema ingegneristico di produzione di foraggio. I monaci non governarono solo le acque, governarono le relazioni. Non è un caso che la maggior parte delle grange della nazione di Caravalle fosse insediata in vicinanza dei corsi d'acqua. Lo stesso monastero, sicuramente in Chiaravalle, si trova proprio al centro di una valle, che è Valle d'Ottavia. Qui sono individuati in grosso modo i grandi sistemi irrigui garantiti dal funzionamento di queste grandi arterie, appunto il Naviglio Grande, quello più antico, il Naviglio, stiamo parlando in epoca medievale, il Naviglio Marchesano dell'epoca invece rinascimentale, il Naviglio Pavese, che poi è stato completato soltanto nel 1800. E a questo va aggiunto anche il canale di Loresi, che è stato realizzato nel 1800. Questa regione ha sviluppato un sistema canalizio, quindi solo una parte, degli agricoltori, ma poi c'è un infinito sistema agricolo di piccoli corsi d'acqua, ancora più piccoli. Quindi una regione densamente attraversata e erogata da una miriade di corsi d'acqua. E questo è uno dei delle aree con il piccolo irrigo più denso d'Europa. Sia il consorzio Loresi che la regione Lombardia hanno proposto di tutelare questo bene, almeno nei suoi elementi essenziali, come patrimonio dell'umanità. Una delle cose innovative e dei primati di questa cultura è stata la conca idraulica, la più antica d'Europa, realizzata in prossimità della conca di Viarena, che è stata poi realizzata solo successivamente. La realizzazione della conca era strategica per superare il dislivello di circa 2 metri tra la Darsena e il bacino di approdo in prossimità del Duomo di Milano per poter portare
il marmo viene costruito del nuovo stesso. Poi questo sistema è stato diffuso per Europa e poi è tornato, per esempio, con la scala d'acqua che si può ancora oggi ammirare al termine del Naviglio Palese. Purtroppo oggi è in disuso, ma forse è possibile ripristinarla. La stessa Darsena, fino agli anni 50, è stato uno dei porti più attivi d'Italia, almeno per il tonnellaggio. Milano ha sempre cercato uno sbocco verso il mare. Questo è un susseguirsi di tentativi di raggiungere. Scusa, nota storica, si può tornare alla slide precedente. Ma si vedono bene, come poche volte noi abbiamo anche accesso agli archivi, i tanti barcun, quelle imbarcazioni particolari che non avevano nessun tipo di motore né niente, quindi seguivano la corrente, guardate, non credo 40 metri, e si infilavano lungo Naviglio in ponti veramente al centimetro, in questi avventurosi, chiedo scusa la parentesi, ma sempre così tanti non li abbiamo mai visti in foto storiche, non abbiamo accesso ad archivi, e insomma le manovre dovevano essere fatte da veri generali. Dicevo, la ricerca sempre di raggiungere il mare. Milano era l'unica città che aveva questo desiderio, però ha fatto molti tentativi. L'Etapia stessa è stato il tracciato idraulico più associato per poter raggiungere innanzitutto l'Andro, poi dall'Andro il Po e poi l'Adriatico. Ma poi se ne sono susseguiti altri, il sistema dei navigli completo con il come si dice, con il Naviglio Pavese, quindi dava completezza a quel sistema iniziato con il Naviglio Grande. Ma poi a questo se ne è aggiunto un altro, quello del sogno del canale navigabile Milano-Cremona-Po, che è stato realizzato fino a Cremona, ma poi si è interrotto e sicuramente Milano non arriverà. Oggi si parla invece di un altro tipo di navigazione dal porto, dal trasporto turistico, che anch'essa ha in ogni caso una sua rilevanza e sfrutta i tracciati ipotizzati. Milano ha il suo porto di mare, peccato che il mare non c'è, e la fermata della metropolitana ce lo richiama. Alcune immagini degli anni 20, anni 30, dove questo luogo si prestava anche a momenti di svago. Ma i momenti di svago, a parte la produzione, la fatica, la produzione di energia elettrica, i luoghi di svago legati all'acqua comunque ci sono sempre stati nella nostra città. Non mi dilungo anzi faccio solo un richiamo alla centrale Bertini che è sull'Ata, che è ancora funzionante e credo che sia la seconda centrale idroelettrica più antica al mondo funzionante dopo quella di New York. In fondo, in basso a sinistra, di Vanigliana, realizzata in metà dell'Ottocento, erano la prima scuola di nuoto. Nell'arena si poteva camminare, si potevano vedere degli spettacoli navali. Quella che vedete al centro è la nonna della Torre Branca. Quella che vedete a destra, invece in basso, è la mamma. Poi è arrivata la figlia negli anni 30. È opera di questa, l'attore Stigler, un ingegnere tedesco che ha impiantato in Milano un'attività di ascensori idraulici. Quello centro, il primo tentativo fatto nell'esposizione a Milano del 1881, quello in basso a destra è di una esposizione successiva del 1894. Subito dopo, dell'esposizione, è arrivata l'esposizione Expo. Che cosa ha portato Expo nel 1909 di capo all'acqua? L'acquario. Poi
Poi noi abbiamo avuto a ricevere un'altra disposizione, cosa ha portato il territorio milanese? La via d'acqua superiore, potete ammirare, doveva essere più lunga per portare l'acqua fino a Roggia d'Italia, ma non ce l'ha fatta. Poi abbiamo l'idroscalo, un altro importante intervento legato all'acqua. Quello degli idroscali del sistema di idrovoranti era un sistema ben visto che poi è stato soppiantato da acqua. È stato utilizzato poi per motivi invece dolci. Le valli di Milano. Milano è una città valliva. Qui vedete a colore i principali fiumi che attraversano la città, anche nelle loro deviazioni. Questo è lo scenario strategico legato a un accordo quadro che è stato sottoscritto nel 2015, che parla della città, è la visione di una città metropolitana rurale. Quello che vedete evidenziato sono proprio gli ambiti valli come ambiti di relazione. Questo accordo prevede una serie di azioni sulle acque. Abbiamo doppiato il tempo. Valeria Guardia è la valle tra queste, ho avuto modo di studiare più ed è tra quelle più importanti. Una valle che non si vede ma c'è, ce lo dicono varie tappe. All'interno di questa è stata realizzata un depuratore. Qui potete vedere la relazione tra il cuore di Milano e c'è la pastiera di Chiaravalle, che è il luogo del territorio di Milano. Questa è la valle dei monaci, vogliamo chiamarci così, una visione di ampliamento del parco Vettaglio, dove sono state ricostruite la macchia storica, un bosco umido e un sistema delle acque. Da queste acque, che nascono in gran parte dal depuratore, ecco, questo è il sistema praticamente della. Da queste acque, le acque vengono convogliate anche tra le altre cose che razionale del Caravaggio. Questo è il sistema dalle Alpi all'Adriatico, in cui si inserisce questo sistema di alimentazione di tutta la valle, compreso il Mugino. Abbiamo dovuto recuperare anche un sistema di bypass per garantire il razionamento del Mugino in sicurezza. Il mulino è tornato a girare con l'acqua il 11 novembre 2018. Credo che abbiamo fatto di recuperare nei limiti del possibile, ma sarebbe molto interessante. Buonasera a tutti, sono Michele Coppano, dello studio a Società Ingegneri Patenti, che sono occupato del consorzio di Rogerità da più generazioni. Cercherò di suscitare la vostra curiosità, nonostante l'ora e la fatica, raccontando come l'ingegneria abbia sempre plasmato un rapporto che è millenario, anzi plurimillenario, tra la città di Milano e la località. Velocemente le prime immagini, perché vi ha accennato già qualcosa all'architetto Salve, che è più bravo di me in assoluto, però mi concentro sul fatto che nel XX secolo un rapporto tra la città e la Roggia Vettaglio, che è un rapporto simbionte lungo millenni, è stato stravolto, perché la città ha avuto una crescita vertiginosa. C'è stato prima l'insediamento, poi lo sfilamento delle grandi industrie che erano fortemente idrovore, e quindi la città ha piegato la Roggia Vettaglio alle sue esigenze. Alla fine del XX secolo, negli anni 90, la Roggia Vettaglio era la fognatura a cielo aperto della città di Milano. È una situazione chiaramente inaccettabile ed è venuta a terminare in maniera estremamente brusca proprio nell'anno, cavallo tra il 1999 e l'anno 2000, l'anno in cui il sindaco Albertini inaugurò i depuratori.
Tra questi depuratori, il depuratore di Noseto. Il depuratore di Noseto è una grandissima opera di ingegneria, forse il miglior depuratore al mondo, sicuramente il migliore d'Europa, ed è oggetto di visita e di studio veramente da parte di tutti. Però la Roggia Ventaglia, oltre a essere il canale che portava via le acque da Milano, ha una vocazione irrigua fondamentale, una vocazione che è cresciuta insieme all'importanza e alla dimensione della città di Milano e arriva a superare i limiti del Parco Agricolo su Milano, i limiti della provincia di Milano e arriva fino in provincia di Parigi. Il depuratore di Noseto, chiedo scusa, ho dovuto girare il nord verso ovest per questioni di layout. Come vedete dalle cantine, il depuratore di Noseto si insinua e si incardina all'origine della Roggia Ventaglia e la spezza in due, la parte urbana e immediatamente a sud della città, che viene chiamata a questo punto Ventaglia Alta, che è anche la parte storica, perché in epoca romana la Ventaglia si disperdeva a Noseto in un terreno paludoso per rinascere sul di Chiaravalle, la parte nord rimane quasi abbandonata. Chiaramente il comune metropolitano milanese fanno in modo che non fosse vuota, ma le acque che recuperano per la parte del Roggio di Paglialta sono le acque di controllo dei livelli di falda, acque di emungimento di falda, e sono veramente una piccola frazione delle acque che c'erano prima, che vanno a cercare di riempire, senza assolutamente riuscirci, un alveo ampiamente sovradimensionato, ma di diverse volte. Al contrario, l'area a sud dell'impianto di Noseto, che può godere delle acque depurate di Noseto e mettere in atto il riuso delle acque depurate di Noseto, viene benedetta in tutti i modi possibili da questa realizzazione. Il grosso problema è che c'è tutto il settore occidentale, quindi quello che vediamo in basso del comprensorio, che pur essendo a sud di Noseto viene alimentato, dovrebbe essere alimentato da Ventaglia. Allora, sostanzialmente noi ci troviamo adesso in una situazione in cui l'impianto del depuratore di Noseto ha provocato uno scompasso chiarissimo nella zona di insediamento stesso, che il comune, come ha fatto vedere l'architetto in una delle ultime slide, ha immediatamente indirizzato con un'azione di recupero e valorizzazione sia paesaggistico di fruizione pubblica, ma sia anche agricola, con la creazione di agricolture sia tradizionali, cascina grande, cascina carpana, sia di agricoltura innovativa con progetti specifici come le penagri, addirittura oggetto di programmi europei per lo sviluppo di un'agricoltura innovativa. Questa valorizzazione è tuttora in corso, perché nonostante ormai siamo a 19 anni dall'edificazione del depuratore, proprio per far vedere qual è stato l'impatto, proprio vi permette di capire qual è stato l'impatto anche locale sulla economia, la struttura locale di una opera di ingegneria importante come il depuratore di Milano. Ma non è stato l'unico impatto. L'asta della città, come dicevamo, è rimasta totalmente impoverita di acqua. Ed è una ferita, oggi chi va sulla Ventaglia vede un canale enorme, molto profondo, con poca acqua in basso, completamente aggredito dalla flora spontanea, perché l'acqua è di eccellente quantità, quindi sviluppa flora, sviluppa anche una fauna, che quella più immediatamente visibile sono dei cavetti da mezzo metro che qualunque pescatore vorrebbe portarsi a casa, ma ci sono anche purtroppo nutrie, orati e degli insetti. E il fatto che fosse prima fognatura ha fatto sì che la città l'abbia nascosta, inglobata, negletta, rinchiusa, per cui oggi fare manutenzione alla Ventaglia è quasi impossibile. Il consorzio di Roggia Ventaglia con il comune di Milano sta facendo un'attenta mappatura delle poche zone ancora raggiungibili e dei pochi accessi manutentivi
e sta facendo un piano per aprirne altre e dare modo di avere manutenzione su questa linea. Questa roccia è il primo naviglio di Milano, è stato il primo corso d'acqua che è stato potenziato in epoca romana, è stato il motore dell'economia in epoca medievale e adesso ce ne siamo un po' dimenticati, è il momento di recuperarlo. In più tutta la campagna servita dalla Tabbia Alta si è trovata o asciutta, e stiamo parlando di 400 ettari, o comunque tra altri 600 con circa mezzo litro secondo per ettaro, che è metà della dotazione dell'agricoltura moderna e competitiva che dobbiamo fare in Lombardia. Quindi anche questo un impatto molto forte. Tra l'altro in questi 1000 ettari, stiamo parlando di 10 milioni di metri quadri, ci sono anche i terreni del comune di Milano, che si trova a essere colui che pompa l'acqua e quindi spende per avere quella poca acqua. È l'autorità idraulica, perché la Regione del Tabia dal 1932 è il corso d'acqua pubblico e dal 2005 nel RIM di Milano, del comune di Milano, poi anche del comune di Avallo, ora parliamo di Tabia Alta, quindi del comune di Milano. È consorziato di Regione del Tabia, importante perché ha tantissimi terreni ed è senza acqua. Una situazione che diventa veramente difficile da sostenere. E allora il Comune di Milano, il consorzio di Regione Italia, che è storia recente dell'ultimo anno, stanno cercando di trovare il modo di lavorare insieme in termini ingegneristici per far seguire ad una grande opera di ingegneria, il depuratore di Noseno, uno ma puntuale, adesso un'opera di grande ingegneria distribuita sul territorio. Un'analisi a ampio raggio di tutto gli assetti irriguo del compressore di Roggia Vettabbia che possa recuperare valore anche paesaggistico per la parte urbana di Roggia Vettabbia, possa portare le acque del depuratore di Milano, di Noseto, alle rogge che dovrebbero essere alimentate da Vettabbia che non ce la fa più e quindi recuperare fonte irrigua per quei 600 ettari che abbiamo visto essere in sofferenza, recuperare e utilizzare al meglio la risorsa e anche quindi riuscire a portare acque ai terreni destinati a un'agricoltura innovativa che dell'acqua ancora non può fare a meno. Si sta anche adoperando per incrementare comunque la dotazione, perché nel progetto di riconnessione idraulica o riapertura dei navigli è ipotizzata un'alimentazione di Roggia Vettabbia con le acque di Martesana, è ipotizzato un bypass di Civello Vettabbia per portare altre acque da darsi in Vettabbia. Insomma, c'è molto fermento intorno a questa cosa, ma deve essere tutto pensato e curato attraverso concetti ingegneristici. Il Comune di Milano e il Consorzio di Roggia Vettabbia hanno condiviso finalmente degli obiettivi comuni e anche il percorso per raggiungerli e li stanno insieme, ed è il motivo per cui all'inizio c'erano entrambi insieme, il Comune di Milano, il Consorzio di Roggia Vettabbia, lo stanno portando su tutti i tavoli istituzionali e tecnici, in Regione Lombardia, che è quella che ci dà la concessione di diventare le acque per tutti i terreni, per tutti i 4.000 ettari dei terreni, in Città Metropolitana, e presso il consorzio di bonifica Testicino-Villorese, a cui apparteniamo come territorio, ma che ci lascia l'autonomia gestionale. Ci sono anche ulteriori processi possibili di integrazione e soprattutto di comunicazione, perché ci siamo resi conto che Milano deve tornare a conoscere la Roggia Vettabbia e quello che fa, e quindi nell'ambito degli sviluppi futuri abbiamo l'idea di ridare pubblicità e conoscenza pubblica alla Vettabbia perché sempre più milanesi tornino ad amarla e tornino a frequentarla. A questo proposito ringrazio Milano del Tour che gestisce per il comitato milanese il depuratore di Noseto perché ci ha fatto un bellissimo video di quanto è bella la Vettabbia a valle del depuratore ovviamente e l'augurio di vederla così bella anche a monte, anche nella città di Milano. Thank you.
dobbiamo un po' recuperare. Quando è arrivato, salutiamo. Andiamo a parlare di acqua e stringo io i tempi. Chiamiamo Matteo Lia e Matteo Brown. E si parla ancora di acqua, della vasca di lavorazione del Seveso, in particolare del progetto insomma, il rischio idrogeologico è, scusatemi, l'ampassa stavolta il mio dal golpedista. Appunto, vasca di lavorazione del Seveso, andiamo a vedere insieme alla vasca di Senago, sono due diciamo, i progetti principali, un po' anche loro fermi per i impasse burocratici pure loro. Quindi vediamo quanto e come possono incidere sulle esondazioni che regolarmente insomma, riguardano la cittadinanza. E poi parleremo invece della quanto è strategica la riapertura dei navigli, soprattutto dal punto di vista ambientale, anche di vantaggi microclimatici, agricoli e a livello culturale, qualcosa che abbiamo già detto. Certo, in realtà cominciamo, faremo anche sulla vita, ma in realtà parliamo di quelle che sono le potenzialità, si parla di resilienza e di risanamento ambientale di una città. Vediamo quali sono le potenzialità che l'articolo idrico ha in questo caso. Innanzitutto la proprio in parte con quanto abbiamo fatto tutto Sabeta, e Trava è una città d'acqua, nel corso dei secoli si è creato un reticolo fittissimo. Qui vedete quello che era l'originario reticolo alla fine del XIX secolo, che poi è stato gravemente confuso. Oggi in realtà la situazione sta mettendo in confronto e questa. La situazione più grave in assoluto è stata quella che è stata determinata con la chiusura della fossa interna. Scomparendo quel tratto, sostanzialmente c'è stata una separazione, un'interruzione dei collegamenti idraulico tra i due sistemi, ma che stanno assieme da una parte nel più grande paese dall'altra. Quindi è praticamente stato rotto quello che è lo studio di equilibrio e un rifornimento d'acqua che la città aveva fatto per sempre. Questo ha comportato, come diceva prima Cosimo, la cessazione dell'alimentazione della Regione Tappia e quindi di un pasto compressorio vivo di quasi 3.500 ettari, per cui si è potuto ricorrere solo a questo che ho fatto prima ancora la fornitura. Vediamo l'estensione di quel territorio. Il progetto di riapertura dei navigli, cioè qui vediamo soltanto la prima fase veramente, è qualcosa che si inserisce a recuperare questa situazione drammatica. Ecco, qui vediamo che già dalla prima fase, che è quella che vediamo, che è quella che è stata supposta anche dibattito pubblico, in realtà è già nella prima fase ricostituisce il collegamento. Vedete quella linea rossa tratteggiata, interrotta da alcune aree azzurre che sono le parti in cui verrebbe riaperto e la prima fase del naviglio, in realtà vanno a riconnettere, a separare la Mantesana dal Seveso, nella posizione di Pinato, la Mantesana di Aperissimi, e a trasferire le acque sia in Roggia Vettabbia che nella Darsena attraverso una situazione che già esiste, perché all'epoca nella prima copertura dei navigli avevano mantenuto il collegamento idraulico. Allora, questa connessione è innanzitutto funzionale alle aperture navigo per fasi. C'è stato un convegno anche recentemente, nei giorni scorsi, cioè si possono cercare parecchie vie per riaprire i navigli e chiaramente c'è una visione strategica estremamente importante, però probabilmente per poter fare questa cosa non si può fare tutto e subito senza creare la circolazione dell'acqua. Quindi la connessione idraulica diventa fondamentale. Ma questa è fondamentale anche per la rialimentazione della Vettabbia e della Darsena, con tre, di cui al secondo episodio di progetto in fase iniziale, per arrivare poi a regime a 4.2 SD. Ora, questo cosa significa? Significa aumentare la capacità di reazione delle aree che su Milano, che come è stato detto prima sono un tesoro che la città ha, perché Milano è una città agricola, molti se ne sono dimenticati. E poi è fondamentale per recuperare la funzionalità idraulica dell'intero reticolo superficiale. Ma cos'è il reticolo idrico superficiale oggi? Ecco, questa è la situazione del reticolo idrico superficiale che è stata rilevata nel 2009 dalla metropolitana milanese. E qui vedete poi ancora, tutto sommato, non c'è la fossa interna, la rilevazione non c'è, ma vedete che ancora c'è un reticolo non tutto quanto funzionante, però ci sono.
in realtà 228 corsi d'acqua, con un risultato idrografico consistente su 540 km, solo sul territorio di Milano, di cui 330 sono scoperti e 210 km sono coperti da non li vediamo. È già stato utilizzato questo tipo. Nel 99, a seguito del fenomeno che si è della falda, se vi ricordate, vennero messi in atto una serie di provvedimenti per cercare di contenere e trattenere la risalita. Venne fatto un progetto che prevedeva l'esecuzione di 186 pozzi di captazione di prima falda, li vedete i campi nella planimetria. Quelli cercati sono quelli esistenti. Qual è stato lo sforzo che è stato fatto allora? È stato quello di trovare e fare i campi pozzi in funzione di recapito diretto nel reticolo superficiale ancora esistente che allora si produceva. Attualmente ce ne sono 94 generalizzate, sono quelli che oggi sostanzialmente tendono a mantenere, ancorché esige la salita, il livello della falda inferiore. Un altro studio è stato fatto da me con quel tecnico in Milano 2015, e questo è interessante, vedete in questa planimetria, che appaiono le strisce rosse assieme a quelle azzurre. Perché? Quelle sono delle dominature anche piuttosto lunghe, ancora esistenti, di alcune delle quali potrebbero essere vantaggiosamente recuperate, si parla di circa 70 km di condotti, sotto i sotterranei, quindi vediamo come questa nuova differenza. I risultati di questo studio sono finiti sul tavolo tecnico che troviamo qui a Milano, proprio che vedete in questo caso è estremamente interessante, perché vedete se guardate la figura di sinistra, vedete che è stata già riconsiderata la riconnessione idraulica, questa qui azzurra è la riconnessione idraulica, perché è necessaria, come vedete, la ripartenza di tutta una serie di derivazioni che potrebbero rimettere in funzione il reticolo superficiale. Ma questo problema si sta anche sviluppando all'interno della città metropolitana, infatti anche l'altro gestore della provincia di Milano, stiamo studiando anche loro questo diciamo, progetto che si chiama FluDai, che appunto dovrebbe consentire di avviare il piccolo sull'intera area. Ma vediamo molto rapidamente quali sono le funzioni e perché è così importante di attivare il È chiaro che il primo aspetto che abbiamo già determinato è quello dell'agricoltura, perché il ripristino veramente del sistema idrico non può altro che migliorare la capacità idrica, la produzione, ma anche non soltanto in quantità, ma anche in qualità e come differenziazione. Per la maggiore disponibilità significa programmare. Ma poi è questo importante, già ci ha citato il dottor Salvi, è un obiettivo fondamentale dell'accordo quadro da questo di Milano e dopo in rurale, che è stato citato, è stato citato nel 2005 e ha degli attori estremamente importanti nella regione Lombardia, la città metropolitana, il comune di Milano, 5 società di distretto agricolo, che quindi raggruppano gli agricoltori, il consorzio di Lorenzi anche e il consorzio del Fimorone. Vedete il territorio interessato e qui alcuni aspetti. Ma poi è importante perché svolge una funzione anche di difesa idraulica. Perché? Perché riesce a supportare, il gruppo a supportare le reti di drenaggio urbano tradizionale, perché può contribuire alla eliminazione e allo smaltimento delle acque di origine eolica. La stessa connessione idraulica raccoglierà anche le acque di pioggia lungo le città. Soprattutto negli eventi meteorici. Può consentire la raccolta delle acque drenate dalla falda, quindi l'emungimento dei pozzi che ci sono, e la difesa dei sedimenti sotterranei, ci sono molti sedimenti che stanno pompando, e scarica spesso in fognatura in maniera non idonea, ma anche quelle dei pozzi dei pompe di calore. E i pozzi di contenimento della residenza della falda che potrebbero essere ancora implementati. Questo proprio per cercare di difendere il territorio di Milano dalla risalita della falda.
Poi la filatura delle acque cosiddette parassite, che sono di cui si parlava prima, oppure di calore, oppure acque derivante da qualche corso d'acqua che oggi in calore ci finisce dentro, che sono circa 80 milioni di cubi all'anno, non è uno scherzo. Questo significa chiaramente, togliendo quella portante, significa migliorare la capacità di resilienza della rete di filatura a fronte dei eventuali corsi, ma anche efficientare i costi di depurazione del fondo. Più acqua arriva, più pulita e funziona. Ma poi ha anche una funzione di tipo ambientale, perché qua avere un reticolo fitto e diffuso sul territorio può stimolare la realizzazione delle pompe di calore. Perché c'è una pesante di futuro, c'è una pesante di fatto mai un recapito nelle vicinanze. Migliorare l'efficienza impiantistica, perché se io devo ripompare l'acqua in falda, devo usare energia, se devo stare con un corso d'acqua, non consumo meno energia, l'impianto costa meno la gestione, io ho anche la possibilità di utilizzare l'acqua meglio. Chiaramente il contributo del tetro non deve essere trattata, la riduzione di conseguenze anche la riduzione delle emissioni inquinanti e quindi anche il miglioramento della qualità dell'acqua. Non dimentichiamo anche che, soprattutto nelle zone in cui il reticolo in cui è stato importato la luce, ci possono essere anche degli effetti climatici, probabilmente dall'inerzia termica che l'acqua muove. E da un'ultima, ma non meno importante, c'è anche una regolamentazione paesaggistica, perché chiaramente il salito qualitativo del sistema idrico superficiale può anche favorire la riapertura del fungo per valorizzare il patrimonio storico culturale, perché ci sono molte zone in cui di fianco al corso d'acqua ci sono anche delle istituti storici importanti, e la ripetizione e l'edizione del paesaggio urbano rurale. Qui faccio soltanto riferimento come esempio alla Valle della Ventaglia, che a Valle del Muratore con la mia cultura, la Ventaglia era con il corso d'acqua intorno, è diventato, ho finito la prima. Qui sono alcuni esempi di qualificazione. Volevo solo finire con una cosa importante, perché questa cosa vale anche per la vita naturalmente. E infatti il comitato scientifico per l'attuazione del progetto regionale di Milanesi, in chiusura della fase di dibattito pubblico, ha emesso un documento che ancora è in fase della prima volta uscita superiore, in cui c'è questa cosa. Cioè si chiede al Comune di Milano di avviare un piano di governance delle acque per una gestione razionale e integrata dei sistemi di cinesi, sotterraneo e superficiale, che possa essere integrato con gli strumenti di evoluzione edilizia. Grazie. Grazie. Perché la vasta denominazione si vede che subirà un taglio drastico di tempi. Molto interessante riguardo la città, quindi comunque 5 minuti sono quella da 4 ore ci accontentiamo di 5. Allora parliamo di una esperienza progettuale nell'ambito del contenimento del rischio idrogeologico, parlando di un dato appunto conosciuto che è il Seveso e le problematiche che quanto distinguono questo corso d'acqua, perché come vedete, quando diciamo, attraversando tramite una galleria artificiale praticamente tutta Milano, quando esonda, provoca diciamo, dei danni che potete immaginare, magari qualcuno li ha anche vissuti diciamo, di persone. L'area interessata dai fenomeni di esondazione è diciamo, molto ampia. Stiamo parlando di un'area, quella rossa, di circa 2,5 km, che riguarda quindi una parte importante della città e anche abbastanza centrale. Il Seveso è uno dei corsi d'acqua che, lo vedete qui rappresentato, arriva da nord e diciamo a cielo aperto per il tratto che vedete in colore azzurrino, per poi appunto scomparire nello senso della parola sotto la città di Milano tramite una galleria artificiale. E quindi questa galleria artificiale ha dei limiti in quanto a capacità idraulica di deflusso idrico e sostanzialmente crea un effetto di imbuto, tanto per essere chiari. Qui riportiamo l'area di allagamento e
cosa si è in questo caso ipotizzato per contenere appunto questo fenomeno di esondazione? Creare delle aree di laminazione. Dico delle aree, parlo del plurale, perché sono più di una. Qui ne vedete quelle diciamo più prossime alla città di Milano, che sono poi l'intervento di cui parliamo dopo, che è la vasca in Parco Nord, vasca area di laminazione in Parco Nord Milano, e vedete un'altra area di laminazione che riguarda, sita nel comune, nel territorio comunale di Senago. Parlavo di più di interventi perché per diciamo risolvere completamente il problema sono necessari, è stato fatto uno studio idraulico su tutta l'asta del torrente Seveso e sono state ideate, progettate una serie di aree di laminazione che vedete rappresentate qui, che hanno un volume complessivo di 4 milioni di metri cubi. Il nodo idraulico, diciamo il sistema può essere separato sostanzialmente in due tronconi, diciamo abbiamo tutte le vasche di laminazione che governano il tratto dal nodo di Palazzolo a nord, il nodo di Palazzolo è dove il torrente Seveso si incrocia con il canale sformatore nord-ovest, e poi invece abbiamo il tratto più verso Milano, che appunto è da Palazzolo fino all'ingresso nel centro sostanzialmente urbano di Milano. La logica di questo progetto è che tutte le aree di laminazione che stanno a nord del nodo di Palazzolo servono per sostanzialmente azzerare la portata che arriva al nodo idraulico di Palazzolo, mentre l'ultima vasca di laminazione che vedete in fondo a sud di quella di Milano diciamo gestisce le porcate che si formano dal nodo idraulico di Palazzolo fino all'inizio della combinatura in Milano. Questa è l'area. Adesso parliamo in particolare dell'esperienza progettuale di MM, che è appunto la vasca, l'area di laminazione situata all'interno del Parco Nord di Milano, in affiancamento all'area cimiteriale di Bruzzano, via Aldo Moro, una viabilità appunto che delimita l'area a sud, e il territorio comunale più presso, separato dal territorio comunale di Milano, del Seveso, sulla parte diciamo est-nord-est. Due parole, perché proprio lì, non per una particolare diciamo cattiveria del gruppo di progettazione, ma perché diciamo è la posizione tra virgolette ideale o strategica, per due motivi. Intanto perché quest'area di laminazione deve essere più vicina alla sezione di ingresso della combinatura, che diciamo inizia proprio dove termina la parte di Seveso evidenziata in colore blu. Deve essere più vicina a quella sezione di ingresso perché in questo modo può modificare la portata in ingresso, che ha dei tempi di reazione molto veloci, mentre se fosse molto lontano avrebbe dei tempi di reazione molto più lenti. E in questo caso poi è subito ovale di un manufatto esistente, che è il manufatto sgrigliatore, che dà una grossa mano alla vasca perché già di suo trattiene tutti quegli elementi diciamo ingombranti che possono essere legni o comunque altri elementi di grosse dimensioni che in questo modo non entrano nella vasca e non creano diciamo intoppi e manufatti da voci della vasca. I numeri principali del progetto li vedete rappresentati. Intanto stiamo parlando di un'area di laminazione completamente in trincea, quindi non ci sono argini che sporgono dal piano campagna. Stiamo parlando di un volume che ha un invaso utile di 250.000 metri cubi. Per crearlo ovviamente serve uno scavo leggermente maggiore perché abbiamo bisogno di un franco di sicurezza. E lì vedete diciamo anche lo sviluppo planimetrico e le profondità. Stiamo parlando di una vasca che rispetto al piano campagna ha una profondità di circa 10 metri. I manufatti principali, il cuore idraulico, come si chiama, che consente di governare la vasca, è il manufatto di presa e il manufatto di scarico. Il manufatto di presa è quello che consente di regolare la portata, sia la portata che può proseguire indisturbata verso valle, quindi entrare nella combinatura sotto Milano, oppure la portata che in condizioni di piena deve essere stoccata temporaneamente nell'area di laminazione, per poi essere restituita gradualmente al termine
del fenomeno di piena tramite il manufatto di scarico che avviene in impianti a pompaggio, perché il fondo della vasca è molto più profondo del fondo del sedere. Oltre al progetto della vasca, ovviamente per integrarlo nel miglior modo possibile in un parco, qui siamo nel Parco Nord, come ho già detto, sono anche previste una serie di opere, diciamo, di compensazione e di mitigazione per integrare il meglio possibile quest'opera all'interno di questo, diciamo, di questo ambiente. Due parole in idraulica, ma molto veloci. Avete visto una serie di vasche, sarà, diciamo, le vasche sono tante, quindi sarà molto difficile, diciamo, sincronizzare la realizzazione di tutte queste vasche in modo che vengano appunto costruite anche contemporaneamente. Quindi abbiamo studiato una serie di scenari anche intermedi. Già con solo due vasche, quella del Parco Nord di cui stiamo parlando, quella di Senago, cioè quello sul canale scolmatore nord-ovest, già si riesce a ottenere dei buoni risultati. Vuole dire che si possono controllare degli eventi meteorici che hanno un tempo di ritorno, una probabilità di accadimento di 10 anni, che non è poco rispetto adesso. Mentre nello scenario definitivo, quando ci sono tutte le vasche, riusciamo a governare fenomeni che caratterizzati dal tempo di ritorno di 100 anni, che è quello che richiede la normativa per il sedere. Questo, come dicevo, è il cuore della vasca, manufatto di presa, vado via molto velocemente, vedete, è un sistema di paratoie che regola la portata che può proseguire verso valle indisturbata, oppure quella che deve essere deviata, stoccata temporaneamente nella vasca, e poi una lista aerea del manufatto di scarico che è completamente interrata, che poi, diciamo, restituisce gradualmente la portata. Una sezione tipologica, giusto per farvi vedere diciamo, come vengono configurate le sponde. Una cosa che mi sono dimenticato, però molto importante, vedete, partendo dal fondo, in realtà abbiamo un laghetto permanente, perché questa vasca, statisticamente per circa 320 giorni all'anno, non sarà interessata da fenomeni di piena, quindi è stato pensato di essere utilizzato come un laghetto permanente alimentato con acqua di falda, mentre per i restanti 40-50 giorni statisticamente potrebbe essere interessata da riempimenti dovuti ai fenomeni di piena. Vedete poi tutte le opere che abbiamo previsto sempre per, diciamo, mitigarla, per sempre considerare l'ambiente in cui ci troviamo. Quindi il fondo è stato previsto con una sola in cemento armato, perché poi abbiamo, diciamo, la criticità di pulire una volta che la piena, diciamo, ha abbandonato la vasca, di pulire il più velocemente possibile i sedimenti, per sedimenti intendo lì di sale, di aria, il più velocemente possibile, quindi meccanizzati. Quindi abbiamo previsto questo fondo che consente di fare una pulizia praticamente perfetta e soprattutto veloce della vasca per ritrasformarla il prima possibile ancora in un laghetto e quindi limitare anche le problematiche di accumulo di sedimenti. Una vista aerea diciamo, in situazione di nei periodi in cui non sono previsti, diciamo, pieni, quindi col nostro laghetto tranquillo sul fondo. Questa invece è la situazione in cui la vasca è completamente piena e quindi quando raggiunge il volume massimo utile di 250.000 metri cubi. Alcuni rendering che, diciamo, descrivono meglio il progetto di mille parole. Questa è una vista da interno, area di illuminazione, guarda il manufatto di, vediamo frontalmente il manufatto di presa e il manufatto di scarico. Questa è sempre l'area tecnica in cui ci sono, vedete sulla destra, il sistema di paratoie che ho detto prima, e qui vedete anche tutta la corteza che è stata usata per mitigare tutti i manufatti che sorgono, diciamo, emergono dal piano campagna. Qui è una cabina elettrica che fa funzionare le pompe, è stata mitigata con tutte queste, diciamo, sistemazioni aeree. Qui si vede ancora meglio. Questa, come dicevo, per 320 giorni all'anno l'area di illuminazione può anche essere, diciamo, raggiungibile da tutti i cittadini tramite questi percorsi che consentono di avvicinarsi alla laghetto. Ovviamente poi quando invece ci sono i periodi di piena l'area sarà interdetta ai non addetti lavori, perché ovviamente ci sarà il pericolo, diciamo, di accumulo di acqua,
fino al livello massimo consentito. Questa vasca per funzionare ovviamente un ciclo di funzionamento molto velocemente, ovviamente ci sarà un sistema di allerta che darà il tempo di eseguire tutte le manovre, quindi di mettere la nostra area di allenazione in assetto tale da ricevere, da essere pronta per ricevere l'arrivo della piena, quindi verrà svuotato il laghetto con questi tempi. Il riempimento della vasca dipenderà dall'entità della piena, comunque può arrivare fino a 10 ore. Poi ci sarà la fase di svuotamento, 35 ore, e poi la fase più delicata, quella che dicevo, il lavaggio della vasca, 2 giorni. E poi il ripristino del laghetto con i pozzi di prima falda che sono, diciamo, posizionati sui percorsi manutentivi che abbiamo visto, che diciamo circoscrivono la vasca. E quindi parliamo di un ciclo di funzionamento di circa una settimana, nel caso di una piena, diciamo, critica, mentre mediamente un ciclo di funzionamento di 3 giorni per un, diciamo, riempimento medio della vasca. Un infame modo di dover intervenire. Ho finito. Anche perché poi ci sarebbe il tema dei ricorsi, insomma, le opere sono... Quello è un altro tema da un paio d'ore, diciamo. Quindi ringraziamo. Solo questa, qui vedete quante volte sarebbe entrata in funzione la vasca se fosse già stata realizzata nello scenario transitorio insieme a quella di Senato, invece nello scenario finale. Quindi stiamo parlando di 6-7 volte, moltiplicato per 3 o 4 giorni di ciclo di funzionamento, torniamo a quello che ho detto all'inizio. Grazie. E quindi velocissimo parliamo di certificazioni, in questo caso di infrastrutture sostenibili, con Giovanni Ranza, che in particolare è il più giovane relatore, mi sembra di vedere. Dopo l'unica donna abbiamo anche un giovane. Che non è neanche ingegnere, però. E in particolare ci parlerà del sistema Envision. Anche qua io sollecito troppo gli ultimi 2-3 interventi, tra l'altro questo di parentesi, poi si tornerà a parlare di acqua ancora, di darmi una mano, perché fanno dei segni incredibili da dire. Ok, cercherò di essere brevissimo. Il concetto di sostenibilità non lo richiamerò più tanto, nel senso per me è abbastanza conosciuto. Tipicamente si definisce sostenibilità come l'equilibrio tra la componente ambientale, sociale ed economica. Che cosa sono i sistemi di rating? Sono sostanzialmente degli schemi di valutazione che consentono di quantificare, in questo caso, quanto un progetto, un'infrastruttura può essere sostenibile. Quindi sostanzialmente sono delle sorte di questionari che assegnano dei punteggi a una serie di indicatori che affrontano diverse tematiche all'interno del concetto più ampio di sostenibilità. Si è parlato prima di sicurezza, si è parlato di resilienza, si è parlato di impatto ambientale. Quindi l'obiettivo sicuramente del sistema di rating è in primo luogo quello di misurare, quindi di standardizzare gli indicatori e in qualche modo oggettivare una prestazione di sostenibilità. Questo consente di poter confrontare, per esempio, diverse alternative progettuali secondo dei criteri quanto più possibile oggettivi e diciamo, misurabili. Questo può orientare la scelta di soluzioni e può anche consentirci di fare un confronto con infrastrutture simili o di anche di settori diversi, quindi sostanzialmente confrontarsi con i benchmark sul mercato. E chiaramente questo tipo di processo ha anche una valenza comunicativa, in quanto l'adozione di un sistema standard di valutazione può dare maggiore trasparenza a un processo di progettazione, può essere utilizzato nelle fasi di dialogo con le parti interessate e nel caso si voglia perseguire poi una certificazione, la maggior parte di questi sistemi sono certificabili, si ha anche un parere di terza parte indipendente che si può spendere sempre a livello comunicativo e di, diciamo, comunicazione con gli stakeholder. Ce ne sono tantissimi sistemi di rating, questa slide riassume solo alcuni, diciamo ogni nazione o comunque in molte aree geografiche sono nati sistemi diversi. I più conosciuti sono i sistemi di rating relativi in realtà agli edifici. Molti di voi conosceranno il sistema LEED, piuttosto che BRIM o Ithaca, che sostanzialmente misurano e possono anche essere usati per certificare la prestazione energetica e sostenibilità di un edificio.
Esistono poi una serie invece di sistemi relativi alle infrastrutture, che possono essere sistemi specifici per una tipologia di infrastruttura, per esempio relativamente alle strade piuttosto che ai progetti idroelettrici, e poi ci sono dei sistemi, diciamo dei protocolli di valutazione che vogliono essere trasversali e possono essere utilizzati per valutare infrastrutture di diverso tipo. I più conosciuti sono forse Envision e SQL. Quindi due parole su SQL che confesso non conosco molto, ma questo per competente par condicio era giusto menzionarlo. Questo è un sistema che nasce nel Regno Unito nel 2003, è utilizzato prettamente nel Regno Unito anche se esiste una versione internazionale, affronta il tema della sostenibilità secondo nove categorie, adesso non le stiamo a leggere, comunque che riguardano sia gli aspetti di impatto ambientale, impatto sull'uso e l'utilizzo delle risorse, piuttosto che il coinvolgimento della comunità. È un sistema certificabile, quindi si può chiedere a un ente terzo indipendente di valutare la rispondenza di un progetto infrastrutturale ai requisiti del protocollo SQL e quindi ottenere una certificazione. Sono presenti vari livelli a seconda di prestazioni di sostenibilità prescelte. Il sistema Envision, che è quello che conosco meglio perché sta anche perché la società con cui lavoro insieme al CMU, che è un ente di certificazione, promuovono in Italia questo sistema, quindi sono anche verificatore e formatore per questo sistema, è un sistema invece che è nato negli Stati Uniti. Anche questo, come anche SQL, nasce da associazioni di ingegneri, società di ingegneria che si sono messi insieme, in questo caso per il Vision con il supporto scientifico dell'Università di Harvard, per creare appunto un sistema che fosse applicabile a tutte le tipologie di infrastrutture. È un protocollo recente perché è nato nel 2013, nel 2018 si è pubblicata la terza versione e sono circa una cinquantina di progetti certificati. Tenete conto che di questi più di due terzi sono stati certificati tra il 2016 e la prima metà del 2018. Anche in questo caso ci sono diversi livelli di certificazione che vanno dal argento, oro, platino. Mentre SQL affrontava la sostenibilità secondo nove categorie di analisi, in questo caso sono cinque le aree che vengono prese in considerazione, che riguardano la qualità della vita, cioè gli impatti dell'opera sulle comunità interessate, quindi come vengono ridotti gli impatti negativi sulla qualità di vita delle comunità, o meglio ancora, come l'infrastruttura contribuisce a migliorare le condizioni di vita della popolazione. Leadership, quindi come il concetto di sostenibilità diventa una parte integrante del processo di progettazione, quindi come si costruisce una sorta di sistema di gestione della sostenibilità che analizzi l'impatto durante tutto il ciclo di vita dell'opera, dalla progettazione alla costruzione, all'esercizio e poi alla dismissione finale. Poi categorie più, queste sono un po' più qualitative se vogliamo in un certo senso. Poi vengono analizzati gli impatti relativi all'utilizzo delle risorse come materiali, acqua ed energia, gli impatti sull'ambiente e infine tematiche legate all'impatto climatico, quindi come l'infrastruttura durante il suo ciclo di vita può contribuire alla generazione di gas serra e quindi in qualche modo avere un impatto sul cambiamento climatico, ma anche quanto l'infrastruttura è resiliente a cambiamenti invece provenienti dall'esterno, quindi come vengono analizzati i rischi legati al cambiamento climatico, ma non solo, a cui l'infrastruttura può essere soggetta e che tipo di misure vengono messe in atto per ridurli. Anche in questo caso, come abbiamo già detto prima, un sistema di rating, in questo caso Envision, ma lo stesso ragionamento si può fare anche su SQL, è innanzitutto uno strumento di pianificazione perché ci consente di valutare per esempio diverse alternative progettuali e questi sistemi al loro interno tra gli indicatori parlano anche di coinvolgimento di stakeholder durante tutte le fasi di progettazione. Quindi l'obiettivo è che questo sistema, oltre alla certificazione, sia anche un metodo che possa aiutare un progettista e un committente a scegliere il progetto più giusto da realizzare.
Chiaramente è uno strumento di progettazione e di realizzazione perché al suo interno può fungere, diciamo, da una sorta di linea guida per tenere sotto controllo diversi aspetti legati alla sostenibilità nei materiali, nelle scelte energetiche, tutte scelte idriche, e infine, come abbiamo detto prima, può essere uno strumento di comunicazione durante tutte le fasi del processo. Che cosa succede in Italia? Questa è l'ultima slide, quindi sono stato abbastanza veloce. Abbiamo di recente, sono usciti i primi bandi di gara presenti nella regione Friuli Venezia Giulia, dove viene fatto riferimento come elemento premiante all'applicazione di sistemi di rating per la sostenibilità delle infrastrutture, quindi diciamo questo testimonia un interesse anche da parte del committente. Ci sono molte committenze che stanno avvicinando al sistema Envision, al sistema metropolitano milanese, con l'ingegner Dia, abbiamo fatto qualche studio agli albori quando iniziavamo a testare il sistema. RFI Italfer hanno deciso di sposare il protocollo Envision e l'anno scorso al World Engineering Forum che si è tenuto a Roma hanno presentato le linee guida che abbiamo, diciamo, redatto insieme a loro sull'applicazione del protocollo Envision alla progettazione di infrastrutture in Italia, quindi cercando di calare un protocollo che è internazionale e trasversale su tutte le tipologie infrastrutturali ad una realtà più specifica. Ci sono i primi progetti anche in Italia che sono registrati, quindi hanno iniziato il percorso verso la certificazione. In realtà sono due progetti, tutti, diciamo, del mondo ferroviario, uno già in una avanzata fase di valutazione. E tanti professionisti stanno decidendo di formarsi su questi sistemi. Ripeto, al di là della certificazione, che come sempre può dipendere da tanti fattori, anche di, diciamo, utilità economica sul mercato, però sicuramente questo tipo di approccio può servire come un approccio più strutturato e più standardizzato a tante tematiche di sostenibilità che già i progettisti affrontano e in questo caso possono essere ulteriormente valorizzate e messe in evidenza. Grazie per l'ossigeno di presentazione. Iniziamo senza perdere troppo tempo, torniamo all'acqua. Il direttore della revisione del servizio idrico integrato di MM, Andrea Liscioni. Torniamo a parlare del depuratore di Noseto e di depurazione acqua di rifiuti in agricoltura, con un dato molto particolare che ho preso, molto interessante, che da sola Milano recupera più acqua di Francia e Portogallo nel Sicilia. Sì, ho ascoltato con interesse tutte le altre relazioni che mi hanno preceduto, soprattutto in questo pomeriggio. Devo dire che il servizio idrico integrato di Milano prende in sé un pochino tutti i temi che sono stati trattati nel pomeriggio. Poi siamo anche nella centrale dell'acqua di Milano, per cui è doveroso vedere come questo fil rouge del servizio idrico e dell'acqua accolga in sé, sviluppi in sé negli ultimi anni sia i temi della Smart City, di cui si è parlato prima. Il servizio idrico si sta sviluppando molto sulla Smart City, saremo la prima città in Italia che nel giro di 2 anni avrà tutto il parco contatori tipo smart, per cui questo ci permetterà di dare anche servizi aggiuntivi ai cittadini che potranno conoscere in ogni momento i loro consumi e le eventuali anomalie sui loro consumi. Ma non solo acquedotto, la fognatura oggi ci parla, ci sono 400 punti di misura che aumentano anche la capacità di resilienza. Stiamo sperimentando, vi vedo dei collaboratori che hanno partecipato al progetto, l'installazione di fibra ottica per conoscere in ogni momento la staticità delle strutture sotterranee. Siamo stati settimana scorsa a Bruxelles, poiché Milano è stata riconosciuta tra uno dei 99 casi di successo per l'utilizzo della piattaforma spaziale Copernicus, che è un progetto europeo per il monitoraggio satellitare costante dei cedimenti del terreno sopra le proprie infrastrutture, in modo da conoscere in anticipo eventuali problematiche prima di, per esempio, crolli di strade, come vediamo tante volte succede purtroppo in molte parti d'Italia. Per cui, ecco, quello di cui invece voglio parlarvi ora è uno di questi nuovi elementi su cui in verità Milano ha una storicità che viene molto da lontano, che è quello dell'economia circolare.
per chi viene da lontano. Qui questo signore, cioè Galazzo Visconti, che probabilmente molti di voi conosceranno, è uno dei più famosi duchi di Milano, siamo nel 400, e l'economia circolare, già all'epoca, questa è una città che abbiamo visto prima, storica, di Chiaravalle, aveva un'arma segreta che ha utilizzato per unificare tutto il Nord Italia, che poi era il suo sogno. Lui ha lavorato anche, è stato anche un grande mecenate, il Duomo di Milano ha iniziato a costruirlo lui, tanto per fare un esempio. Questo sogno di unificare la parte inverna e tutto ciò che ha unificato Gian Galeazzo Visconti con le sue truppe deriva proprio da quest'arma segreta che era l'utilizzo dell'economia circolare di Milano, vale a dire l'utilizzo delle acque reflue, quelle che uscivano anche dalla Vettabbia, più volte citata, dava la possibilità a Gian Galeazzo e alle sue truppe di avere il doppio di rifornimenti delle altre truppe, perché le marcite davano il doppio del foraggio. Marcita non significa marcio, ma significa la possibilità di fare un taglio anche a marzo, questo è il nome, per cui le truppe del Gian Galeazzo viaggiavano con il doppio del foraggio, che era il carburante dell'epoca, e aveva questo vantaggio competitivo enorme rispetto ai suoi avversari. Quindi l'economia circolare viene da lontano, le fognature di Milano, le loro caratteristiche partono dal Novecento e il sistema di depurazione di Milano, che oggi è questo, è configurato con due principali poli depurativi, che sono quello del centro di Milano, il grande impianto di Milano Novecento che abbiamo visto precedentemente, e l'altro grande impianto invece che serve la superficie in verde, la della parte occidentale, che è quello di Milano San Rocco. Questa è una foto dei due grandi impianti. La particolarità di questi due impianti, è che essendo arrivati molto di recente, parliamo del 2004, anno di messa in funzione di entrambi gli impianti, sono stati dotati delle più moderne tecnologie per continuare quella tradizione storica di rifornire le realtà rurali, come abbiamo visto un esempio con il consorzio della Roggia Vettabbia, di questa preziosa risorsa che è l'acqua. Ma dal punto di vista ingegneristico, qua siamo tra ingegneri, questo non è affatto banale. Non basta l'acqua idonea ad essere scaricata in un classico depuratore per poterla riutilizzare a fini liquidi, ma bisogna fare dell'altro. Esiste una norma molto severa da rispettare, che in Italia, nell'ambito del riutilizzo delle acque, c'è una norma forse una delle più severe al mondo, soprattutto per questo parametro, che è il parametro microbiologico, qui misurato dagli Escherichia coli. Se vedete il limite da rispettare, guardate quanto è più basso del limite da rispettare, per esempio, per rispetto alle acque di balneazione. Quindi l'acqua che si dà per fini limiti uscita dal depuratore per avere caratteristiche di riutilizzabilità deve essere molto, ma molto migliore, si parla di ordine di grandezza, la scala è logaritmica, alle acque con caratteristiche eccellenti di balneazione. Ecco, questo è il grafico a cui si riferiva il moderatore. Guardate la colonna di acqua riutilizzata a Milano, che è quella rossa, rispetto alle totali riutilizzate dal punto di vista su scala nazionale da diversi paesi della comunità europea. Quindi solo quello che si fa a Milano è molto, molto più alto di tutto ciò che fa Francia, Grecia e Portogallo, mettiamoci anche Cipro e Malta messi assieme. E non a caso, appunto, i due depuratori di Milano vengono citati come il principale esempio europeo di utilizzo delle acque per fini agricoli. L'area è servita, già l'abbiamo visto prima, si tratta di un'area insomma, molto importante a sud di Milano. Mettiamo un pochino più negli aspetti ingegneristici. Per riutilizzare l'acqua, quindi andiamo oltre ai pretrattamenti e ai trattamenti secondari che servono per rimuovere gli impianti classici degli scarichi civili, e arriviamo sull'ultima parte a destra, dove è necessario mettere in campo i cosiddetti trattamenti terziari per andare ad abbattere ulteriori impianti. Parliamo di impianti nutrienti, fosforo per esempio,
e soprattutto andare a realizzare una disinfezione spinta per aggiungere quei limiti stringenti che abbiamo visto prima. In particolare sul depuratore di San Rocco utilizziamo un banco di disinfezione a raggi ultravioletti che vanno ad agire direttamente sul DNA dei microrganismi e non lasciano residui, non aggiungono null'altro all'acqua, per cui non c'è tutto quel problema di sottoprodotti, per esempio, che abbiamo con il cloro, e manteniamo integra le caratteristiche organiche dell'acqua. L'impianto di San Rocco, di non si ricorda, già abbiamo già parlato nelle slide precedenti, chi mi ha preceduto, è caratterizzato anche da altre sezioni impiantistiche molto importanti. Nel 2014 abbiamo realizzato un nuovo comparto MBTR, quindi reattore elettromobile, realizzato nei comparti già esistenti. Questo ci ha permesso, innanzitutto, eravamo nel 2014, quindi a ridosso dell'evento di Expo, quindi ha permesso di incrementare e preparare l'impianto anche per gli extra busti che sarebbero arrivati, sono arrivati dall'evento di Expo, ma non solo, siamo andati avanti perché questa tecnologia permette anche, attraverso questa biomassa aggiuntiva su reattore mobile, di andare a togliere una parte di inquinanti emergenti, come per esempio il famoso Diclofenac, che sono quegli inquinanti degli antinfiammatori, dei farmaci che arrivano, che sono presenti nella nostra fognatura e che sarà un pochino la frontiera di nuovi inquinanti che i nostri impianti dovranno andare a portare. Per realizzare la depurazione spinta, appunto, una vasca è stata trasformata, una delle sezioni delle N vasche in sequenza è stata trasformata con questa tecnologia MBTR, e in più è stato introdotto il sistema Gridbus, che è un sistema automatico sulle ultime vasche che permette, a parità di spazio, di regolare i cicli dell'aria e di erogazione dell'aria con sonde ossigeno e redox, con valvole e software di controllo dedicati, in modo da ottimizzare gli spazi disponibili all'interno del depuratore senza andare a creare nuove vasche per aumentare le perdite. E questa è una foto dei raggi UV in azione. Questa è la doppia è la suddivisione delle acque, come vedete queste sono le acque classiche destinate all'ambro, per cui devono rispettare i semplici limiti per lo scarico, per cui abbiamo solamente un banco di disinfezione ampiamente sufficiente a raggiungere i limiti per lo scarico, mentre sulle acque destinate all'utilizzo irriguo vedete che i banchi si triplicano su ogni canale di scarico. Queste sono un pochino le performance. San Rocco e Noseto hanno performance molto simili. La colonna blu è l'ingresso. La colonna grigia sono i limiti regionali, che sono più restrittivi tra l'altro dei limiti nazionali, e le colonnine in arancio sono i valori medi che abbiamo riuscito ad entrambi gli impianti di depurazione. Qual è stato gli elementi che hanno permesso questo caso di successo su Milano? Innanzitutto l'esistenza di questo antico e complesso reticolo di rocce edigue e di un'attività agricola molto attiva veramente vicino alla città, al grosso della città. C'è acqua, molta acqua. Milano serve 2 milioni di abitanti tra residenti che utilizza tutti i giorni la città che viene da fuori, per cui arrivata disponibilità di acqua e donne all'utilizzo grazie alle tecnologie installate. Elevati benefici ambientali apportati dall'ecosistema depuratore con la campagna e la valorizzazione delle memorie storiche e del chilometro zero. Un concetto che vorrei far passare, molto importante per MM, è quello di depuratori e impianti di MM che si integrano e formano un ecosistema con l'ambiente che li circonda. Noi non ci vogliamo limitare solamente a restituire, come la tradizione vuole, le acque per le nostre aziende agricole, ma vogliamo realizzare un vero e proprio chilometro zero anche con altre risorse recuperabili dalle nostre infrastrutture. E parliamo di calore, parliamo di trattamenti innovativi per i fanghi di depurazione
che per esempio a Milano, non avendo industria presente nel tessuto urbano, sono particolarmente, hanno una qualità particolarmente elevata, idonea a trattamenti e tecnologie avanzate, e quindi il depuratore che diventa un'opportunità di integrazione e di sviluppo per un territorio, prima questo territorio era dal punto di vista della fruibilità anche dei cittadini anche abbastanza degradata da parte di dove è stato realizzato il depuratore di Noseco. Oggi c'è un parco, c'è il parco della Rottabbia, ci sono delle realtà agricole che sfruttano al meglio le acque depurate, c'è questo ecosistema filtro realizzato dal comune di Milano subito a valle nel depuratore, molto importante anche dal punto di vista naturalistico. È stata ricostruita la marcita davanti all'abbazia di Chiaravalle, per cui i cittadini vivono davvero ciò, i vantaggi che un impianto di questo tipo può dare alla comunità. Non ultimo appunto, veniteci a trovare anche in occasione degli eventi come per esempio il Festival dei Depuratori e le opere d'arte che vengono costantemente installate all'interno dell'impianto e fruibili, ma non solo, come tra l'altro è stato fatto vedere anche negli interventi precedenti, le acque servono anche a riattivare gli antichi sistemi come il mulino di Chiaravalle. Nulla, chiudiamo con l'ultimissimo intervento, mi spiace se alla fine abbiamo dovuto un po' stare dietro ai relatori, mostra che siamo stati veramente intenti. Nicola Di Vezzi, torniamo a fare il servizio idrico integrato, stavolta parliamo di futuro, di varie smart cities, big data e intelligenza artificiale. Buonasera a tutti, mi fa doppiamente piacere essere qua stasera sia per la mia appartenenza a MM sia per la mia appartenenza alla categoria degli ingegneri che comunque dà un contributo importante anche all'information technology e al digitale. Infatti la presentazione è orientata a darvi una panoramica di quale può essere il contributo delle nuove tecnologie digitali nel settore idrico. Vado veloce, quindi salto le slide di presentazione. Qui avevo messo qualche slide sui KPI fondamentali della gestione del servizio idrico da parte di MM. Per dirvi cosa? Per dirvi che sono KPI che testimoniano di una storia di eccellenza, quindi di un caso di eccellenza. Un caso di eccellenza sia in Italia, ma sia anche all'estero. E allora, visto che MM è un caso di eccellenza, vuol dire che gli ingegneri che hanno lavorato in passato per la progettazione del servizio idrico a Milano hanno fatto un ottimo lavoro. Allora perché parliamo di nuove tecnologie su un caso di eccellenza? Perché abbiamo bisogno di andare a preoccuparci di introdurre tecnologie digitali? Ma per un semplice motivo, perché anche nell'idrico abbiamo delle sfide importantissime. Questi numeri lo testimoniano. Possiamo vedere da questi numeri quanto la gestione delle acque, la gestione delle acque reflue contribuisce al consumo energetico, quanto contribuisce all'emissione di gas serra. Sono numeri drammatici, perché ne va del nostro futuro, ne va del futuro dei nostri figli. Possiamo vedere quanto, solo intervenendo sul tema delle perdite idriche, si può lavorare su questi numeri, si può dare un grosso contributo ambientale e di sostenibilità. Su questo può dare un grosso contributo anche la tecnologia digitale. Non dico, non sostengo che la tecnologia digitale sia la risposta, però sicuramente il contributo che può dare la tecnologia digitale è un'opportunità che dobbiamo sfruttare. E quando parlo di tecnologia digitale applicabile all'idrico, parlo di big data, di Internet of Things, di intelligenza artificiale, di blockchain e di tutte quelle che vedete elencate. Intanto lancerei, si tratta di un breve video che non vi annoierà, è solo un minuto per entrare con leggerezza nel tema. È uno spot pubblicitario di una società norvegese della grande distribuzione, vai pure Arianna. Thank you.
Changes. Changes. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat back. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Sit on the floor. Sit on the floor. Open the door. Open the door. Error. Hey, man. We're right. Open door. Alla fine l'azienda che lo ha utilizzato per pubblicità lo usa per un motto in cui esalta la semplicità che è contrapposta alla complessità dell'intelligenza artificiale in questo caso, che non può essere il nostro motto evidentemente. Noi questa complessità dobbiamo affrontarla perché questa complessità è un'opportunità. Quindi per noi vale il motto opposto. E per affrontare questa complessità dobbiamo lavorare anche su temi che sono anche un po' di natura organizzativa, come quello per esempio del far lavorare insieme il mondo dell'information technology con il mondo dell'operation technology. Due aree che sono tradizionalmente abituate a lavorare per conto proprio, che si parlano tradizionalmente a stento e che erano divise anche da una naturale divisione, perché l'IT si occupava di sistemi gestionali, l'OT si occupava di sistemi SCADA, di sistemi di campo, di sensori. Oggi per vincere questa sfida del digitale, questi due mondi devono lavorare insieme, perché poi lo vedremo nelle slide successive, per ottenere i massimi benefici dalle nuove tecnologie digitali, queste nuove tecnologie pervadono sia l'IT che l'OT, quindi non c'è più una separazione così netta. Che cosa abbiamo fatto noi come esperienze nel mondo sulle tecnologie digitali? Parliamo innanzitutto di IoT, Internet delle cose. Io rappresento l'evoluzione che c'è stata in MM come un'evoluzione da un IoT con la I minuscola, che definisco come intranet delle cose, a un IoT con la I maiuscola, che è un internet delle cose. Cos'è la nostra intranet delle cose? È tutto il nostro mondo che tradizionalmente è fatto di tanti sensori che sono nelle centrali, che sono nei punti di rete, nei misuratori di portata, che sono negli impianti di sollevamento, negli impianti di depurazione, nei pluviometri, i sensori di misura di livello dei canali. Questi sensori sono tutti collegati da una rete in fibra ottica gestita e sviluppata dall'IT, quindi questo primo punto di incontro tra IT e OT che è stato realizzato in MM, stiamo parlando di 600 km di rete in fibra ottica che servono tutti i nostri centrali, tutta la nostra rete di acquedotto, depurazione e acque reflue. Questo è un tool fondamentale per sviluppare i discorsi successivi. Per il momento questa rete cosa fa? Trasferisce tutti questi dati ai nostri centri di controllo, per esempio al centro di controllo dell'acquedotto, che attraverso i sistemi SCADA poi riesce a gestire gli impianti e riesce a decidere come deve operare l'acquedotto. La trasformazione verso l'internet delle cose è dovuta a che cosa? È dovuta al fatto che stiamo aprendo questa rete all'esterno, perché stiamo installando le casette dell'acqua, stiamo installando gli smart metering, che ne avete sentito parlare durante la giornata. Quindi queste sono aree in cui ci sono i nostri sensori, sensori che ci comunicano i consumi, sensori che ci comunicano i dati di qualità dell'acqua, ma sono punti di interfaccia verso il nostro cliente. Quindi questo è un mondo aperto all'esterno, che comporta anche qualche problematica,
naturalmente problematiche di sicurezza e sono quei rischi del video che noi siamo disposti ad affrontare. Tutto questo apre un mondo di gestione di tantissimi dati, qui li vedete riepilogati, sono tanti dati che arrivano dal mondo delle acque potabili, dal mondo degli impianti di trattamento, dal mondo del monitoraggio dei corsi d'acqua, dal mondo della gestione delle acque reflue e dal mondo degli smart meter che stiamo installando e che termineremo di installare nel 2022 sulla totalità dell'utenza milanese. Cos'è possibile fare di questi dati? Beh, abbiamo visto prima che l'approccio tradizionale per questi dati è il loro trasferimento al centro di controllo. Al centro di controllo gli addetti del centro di controllo, le persone, guardano questi dati e riescono a operare in base ai segnali che questi dati danno. Noi abbiamo fatto prima una esperienza di storicizzazione di questi dati, quindi abbiamo introdotto un sistema che ci permette di organizzare questa grande mole di dati. Il passaggio successivo è quello di utilizzare questi dati grazie a quelle nuove tecnologie che sono in parte di intelligenza artificiale e in parte di analisi cognitiva sui dati stessi, che permettono di dare grossi contributi. Tradizionalmente nel mondo dell'idrico si lavora con i dati, con strumenti di simulazione che non sono nuovi, esistono da diversi anni, ma sono strumenti di simulazione che basano il loro funzionamento su modelli matematici. In questo caso noi stiamo dicendo che la novità è introdurre strumenti di simulazione basati su modelli di dati. Qual è la differenza? La differenza è che io vado a costruire il grafo delle relazioni tra tutti i dati che prendo in considerazione. Quindi io riesco a costruire delle relazioni di interdipendenza tra variabili che sono apparentemente scorrelate tra di loro e costruisco dei modelli che sono dei modelli statistici. Quindi passiamo da un modello di tipo matematico a un modello di tipo statistico, da un modello basato sulla fisicità a un modello basato sul dato. Qui c'è anche un po' di intelligenza artificiale perché questi modelli funzionano utilizzando il machine learning, quindi con una fase di autoapprendimento, e sappiamo che il machine learning è un pezzo di intelligenza artificiale. Qui ci sono una serie di esperienze, ma vado velocissimo vista l'ora, la prima è nata con un progetto finanziato dalla Commissione Europea, ma vado velocissimo, mi soffermo su questa che è l'ultima, che è un progetto pilota che abbiamo fatto utilizzando un software che lavora proprio su Big Data. In questo caso abbiamo preso come esempio i dati relativi a un mese, in particolare il mese di luglio 2016, relativi a tutta la rete acquedotto, in particolare i dati di consumo dell'energia, i dati di pressione di portata tra tutti gli impianti, tra tutti i sensori, i dati di stato delle pompe, e abbiamo dato un pasto, quindi questi dati, al nostro software. Il risultato è stato una definizione dello stato della rete rispetto al bilanciamento di pressione con un anticipo di un'ora con un 78% di accuratezza. Parliamo di modelli statistici, quindi naturalmente parliamo di accuratezza percentuale. Una definizione dello stato della rete, della previsione dello stato della rete con anticipo di un'ora rispetto all'efficientamento energetico con un'accuratezza del 79%. E infine, ultimo risultato, una maggiore accuratezza dell'83% rispetto al comportamento umano nella gestione automatizzata degli stati delle fonti. Quindi questa è la slide conclusiva, poi posso salutarvi. Alla fine in questa slide riepilogo i benefici che si possono avere dall'utilizzo di nuove tecnologie come Big Data e come intelligenza artificiale. Quindi si può lavorare sulla riduzione del consumo energetico, sull'ottimizzazione della pressione dell'acqua, sull'identificazione delle perdite di rete, sull'analisi dei consumi naturalmente, sulla manutenzione predittiva degli impianti e infine anche sull'identificazione di contaminazioni o piuttosto di altre problematiche ambientali. Grazie.
Abbiamo concluso gli interventi, sono stati tanti, ma insomma al finale abbiamo voluto un po'. Devo ringraziare Anna Minotti e Bruno Pinzi dell'Ordine, il direttore generale, se non c'è, che è arrivato più, c'è anche il presidente Corridore, e il domandavo se volete fare un saluto istituzionale così. È tardissimo, quindi chiudiamo velocemente. Io penso che la giornata di oggi abbia mostrato come noi ingegneri, a parte il fatto di restare al servizio dei politici, dell'amministrazione e degli altri tecnici con cui lavoriamo nei gruppi di lavoro, sia stato molto importante anche capire come dobbiamo sentire i nostri colleghi, perché io penso che nessuno di noi è in grado di fare le cose che ha mostrato nell'ultimo intervento se lavora in un altro settore. Quindi il fatto di capire come la nostra professione si coniuga nei diversi aspetti della nostra vita quotidiana è la cosa più importante ed è uno scopo principale di questi stati generali. Vuoi... Sì, io aggiungo un altro punto, mi spiace di non essere riuscito a restare tutta la giornata, la mattina l'ho sentita tutta e direi un pezzo del pomeriggio è stato assolutamente interessante, come sicuramente domani completerete con gli interventi i lavori. Io credo che questo momento di riflessione, questo momento di valutazione, che giustamente abbiamo chiamato Stati Generali, che ricordiamoci nacquero e servivano per gestire anche delle situazioni di emergenza, quando sostanzialmente il paese, in quel caso la Francia, era in pericolo, ecco, io credo che questo chiamarci alle armi, naturalmente, compattarci, comunque risollevare i temi della competenza, risollevare i temi della professionalità, risollevare i temi della qualità, del buon modo di lavorare, delle buone pratiche, mettere a disposizione dei decisori, mettere a disposizione in buona sostanza del Paese, sia un qualcosa che orgogliosamente la categoria degli ingegneri deve, può e assolutamente deve rivendicare. Quindi buon lavoro per tutti. Sì, stati in generale con una mattinata in cui si parlerà di mobilità, logistica e salute. Grazie a tutti.